La cultura si chiama Agalma, il documentario che racconta il dietro le quinte del Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Anna Teresa Damiano. Il museo è uno spazio, una materia, un corpo. Un corpo è un luogo dello spirito, della conoscenza, del piacere, perché conservare e preservare significa infondere vita. Nel racconto del dietro le quinte del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, statue, affreschi, mosaici, preziosi oggetti pulsano e respirano con i visitatori. Ci si riconosce attraverso l'arte. Nelle sale campane, il Vittoria di Napoli, poi il Teatro Ricciardi di Capua, infine il Duel di Caserta, il documentario Agalma, al Museo Archeologico di Napoli di Doriana Monaco, prodotto da Antonella Di Nocera con Parallelo 41 e Lorenzo Cioffi con l'ADOC, realizzato con il contributo della Regione Campania e della Film Commission, selezionato in molti festival internazionali. Con le voci di Sonia Bergamasco e Fabrizio Gifuni, viaggio di 54 minuti in un cantiere, una fabbrica, immagini che ci restituiscono restauri, ricostruzioni, allestimenti, pazienza, passione e meraviglia.